Questo suono viene riconosciuto ancora da milioni di persone e viene subito associato alle mitiche cassette che personalmente ho utilizzato fino alla fine degli anni 90. Questo suono potrebbe essere utilizzato come asticella sonora dell'età. Non so se esiste, credo di aver appena coniato un termine. Se non lo conosci, quasi sicuramente sei nato dopo l'anno 2000. Anche se alcuni artisti le stanno vendendo anche ad oggi, come ad esempio Lady Gaga. Si sta sbobinando, aspetta che la sistemiamo. Ecco. Chissà se avrà una seconda vita come il vinile. Le potevi ascoltare attraverso il lettore di cassette portatile, tipo questo, che in media veniva chiamato Walkman, che era il nome del modello prodotto dalla Sony. Parlo di cassette perché purtroppo da poco ci ha lasciato l'inventore della musicassetta, Lew Ottens, ingegnere olandese, classe 1926. La musicassetta è il vero primo supporto per l'audio portatile, dove potevi metterti in tasca le canzoni di un intero LP. È stata un'invenzione geniale, una delle più grandi in ambito musicale. L'audio portatile, prima della musicassetta, veniva fatto con i mangiadischi. Erano dei giradischi portatili per i 45 giri, dischi tipo questo, molto più grande rispetto alla cassetta. Conteneva pochi brani e inoltre non potevi ascoltare il movimento perché altrimenti la puntina saltava. Lew Ottens, negli anni 60, era a capo dello sviluppo prodotti presso la filiale belga di Philips a Hasselt e sviluppò questa tecnologia su nastro magnetico. Un'operazione di miniaturizzazione rispetto alle grandi bobine dell'epoca che venivano utilizzate per l'ascolto di musica. Le musicassette, essendo dei nastri magnetici, potevano essere registrate e quindi c'era la possibilità di duplicare il contenuto, caratteristica che nel bene e nel male ha stravolto l'industria musicale. La musicassetta è stata presentata la prima volta il 30 agosto 1963 al Berlin Radio Show, ad oggi IFA, con un successo immediato e clamoroso. Dopo la musicassetta, il supporto che ha rivoluzionato il mondo musicale è stato il CD. E sapete chi era presente tra i progettisti? Sempre lui, Lew Ottens. Grazie, grazie, grazie.